bella sata, che bella sata, ora ora arriva il mare. Quattro pacchi di sale, 500 litri. Ho mirato e conservato. È una bella occasione! Che sono stesse pomarone, ora ora arriva il bacchino. Che bella sata, che bella sata. Grande. Forza Palermo. Da napoletana, forza Palermo. Che bella sata, che bella sata. Dare beva, dare cappio che ave. Luna e luna. Ciao, senti, pesa di più la sconfitta oppure si può pensare comunque a una prestazione tutta sommato positivo visto che avete perso solo per un gol di scarto? La sconfitta è sempre dura per noi perché abbiamo preparato la partita per vincere, per cercare di fare tre punti, ma penso che la squadra ha avuto un atteggiamento buono e si sta capendo la idea del mister e questo è importante, ma ovviamente andiamo a casa un po' triste perché dovevamo fare di più. Vitale? Senti, hai detto si sta capendo l'idea del mister, non era messo nel conto poter fare punti magari prima con l'Inter, poi c'è il Napoli con un'altra partita difficile, ma capendo l'idea del mister questa squadra può ancora lottare fino all'ultimo secondo te per la salvezza? Questo è tutto il giorno quando noi ci svegliamo, vogliamo giocare fino alla fine, non sta per la testa di nessun giocatore del Palermo da mollare, noi vogliamo lasciare tutto per questa società, per questa città e questo è importante per noi. E il mister ovviamente ha del suo consenso di calcio e noi stiamo capendo meglio giorno dopo giorno. Giardino, giornale di 11 punti dall'Empoli oggi, come pensate di recuperarli? Sì, sento che se tu pensi così è lunga, ma se vinciamo una partita prendiamo fiducia e dopo viene quello che deve venire. Noi, come ti ho detto, pensiamo sempre partita dopo partita e cercare di fare tre punti. Giardino ancora? Vi aspettate voi in squadra qualche rinforzo da questa settimana, qualche nuovo giocatore? No, noi ci pensiamo per quello che abbiamo, che dobbiamo lasciare tutto per il Palermo, per noi, per la famiglia e ovviamente quello che arriva deve essere alla disposizione di aiutare la squadra e di lasciare tutto in campo come lo facciamo tutti i giocatori. Vitale? Sta incominciando a diventare il Gonzales che avevano visto tutti, cioè ti senti in ripresa dopo un inizio fatto di infortuni, problemi, come ti senti? Sì, prima di campionato, prima sei mesi è stato un po' infortunato per la lesione, ovviamente adesso oggi mi ho sentito bene, ma questo penso sempre in aiutare la squadra, in stare ancora meglio e darci una mano alla società. Ci sono altre domande? Il ruolo della fascia di capitano? No, penso che per me è un orgoglio portare la fascia perché vedo tutti i giorni il mio compagno come si allenano, come lasciano tutto in campo e come cerchiamo di fare il bene e ovviamente il mister e il suo staff mi hanno dato la fiducia e questo è un orgoglio per me. Va bene così? Grazie a tutti. Grazie. Prego, possiamo cominciare? Domanda? Sì. Prego. Sì. La prima riguarda Mario Banega, ne considero una staffetta quella tra loro due, poi al momento Banega un pochino più indietro nelle sue preferenze, la seconda velocissima. Hai fatto un'entrata chiuso?
Abbiamo vinto delle partite con Manego dall'inizio, abbiamo vinto le partite con Giornale dall'inizio, abbiamo vinto le partite cambiando uno o l'altro durante il corso della gara. Questo è quello che vogliono i miei giocatori, che si facciano trovare pronti. L'hanno fatto, lo stanno facendo, dobbiamo assolutamente insistere. Il mercato è imprevedibile, però credo che in entrata sia chiuso per noi. Campo giapponese in mezzo. Dopo Ansardi espulso, comunque la preferiva fare entrare comunque da Santon, che non ha fatto riscaldamento, che non era Tomo che faceva riscaldamento. Vedo che lei è sempre molto attenta sulle condizioni di Nagatomo e mi fa piacere. Yuto è un giocatore molto affidabile, è un giocatore forte, ma in quel momento pensavo di aver bisogno anche un po' di centimetri, visto che una delle possibilità che aveva il Palermo era sfruttare le palle native, quindi ho preferito inserire Santon soprattutto per questa caratteristica. Buonasera Stefano. Sera. Primo tempo giocato insomma decisamente bene, la ripresa trovato il gol, una partita sporca però vinta bene veramente. Sei successi però Napoli rimane sempre lì a più 5, cioè so che non puoi fare di più, però insomma l'Inter è cresciuta, devo rallentare l'altra a questo punto. Sì, mi è piaciuta la tua definizione, partita sporca, ma è quello che ci aspettavamo, è quello che volevamo. E interpretare solamente la parità di determinazione e di intensità dei nostri avversari, poi avremmo potuto avere maggiore forse qualità, maggiore forse talento e cercare di vincere così strada. Quindi sono contento dell'approccio che hanno avuto i miei giocatori, anche se secondo me nel primo tempo potevamo avere un po' più di ritmo, soprattutto nella circolazione della palla, quella è una situazione che dobbiamo velocemente insistere. Sul resto è chiaro che noi stiamo correndo fortissimo, ma davanti fanno altrettanto. E l'anno scorso la quarta Champions è stata di 80 punti credo con la Roma, 82 con Napoli, loro si stanno ripetendo, quindi è chiaro che noi dobbiamo fare un giro di ritorno eccezionale, ma abbiamo solamente una possibilità, cercare di vincere tutte queste partite che ci vedono con un valore superiore ai nostri avversari per poi provare a giocarci negli scontri che sarà difficilissimo, perché ripeto Napoli, soprattutto Napoli, Roma e Juventus sono squadre eccezionali, però stiamo crescendo tanto e non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, che è quello di pensare esclusivamente a lavorare bene. Questa settimana sarà determinante, perché in una settimana prepareremo tre partite tutti molto importanti per noi: Pescara il primo sabato sera, martedì quarti di finale con la Lazio, il Coppa Italia e domenica prossima il primo con la Juve. Quindi grande concentrazione sul lavoro e farsi trovare pronti, perché vogliamo continuare. Se mi scusi, ci racconti quello che è successo sull'espulsione? Non abbiamo capito, cioè tu immagino tu abbia protestato per il secondo giallo Ansaldi, no? Sì, no, l'espulsione è facile, insomma, io sono uscito all'area tecnica e l'ho fatto perché il gioco era fermo, quindi non volevo mancare di rispetto ai rati, ma giustamente il regolamento non me lo permette, ma appunto visto il gioco era fermo pensavo che non fosse una cosa così grave. E anche perché avevo sentito benissimo il quarto uomo dire all'arbitro non è successo niente, e quando ho visto il cartellino ho chiesto spiegazioni e lui mi ha, credo giustamente, purtroppo espulso. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio per la cortese, gentile e sempre appassionata disponibilità a cercare un confronto che per me è sempre ben accetto. Tornare qui in questa struttura mi crea sempre una piacevole emozione. Giuseppe, sono contento che sia presente, Giuseppe Cerro, perché il papà Tonino è sempre nel nostro cuore, e venire qua a vedere l'omino della Juventina è sempre
è sempre così. Vi ringrazio numerosissimi, vi ringrazio. Diciamo che il piacere di poter fare questo confronto è legato a momenti importanti del nostro calcio. Il calcio ha bisogno di un sostegno in questo momento, e quando parlo di calcio dilettantistico e calcio giovanile in particolare, perché è la base di tutto. È la base di tutto, e vuol dire che il calcio che dovremmo proporre dovrebbe avere una base molto larga, no? Facciamola a mo' di piramide, perché la Serie A non è il nostro mondo, ma è la piramide di un movimento calcistico, la punta di una piramide del movimento calcistico, che ci dà molte soddisfazioni emotive, però ultimamente non ci sta insegnando granché. Quindi base molto forte tecnica, componente tecnica fondamentale, molto sostenuta, e quel sapere, saper fare, saper far fare, che non ci deve mai abbandonare. Il discorso è legato anche a delle componenti. In che cosa sta cambiando nel mondo il calcio, e non solo il calcio, la componente biopsicosociale. Bio riguarda la componente fisica, psico riguarda la componente mentale, e il sociale riguarda il contesto dove avviene la crescita che noi vorremmo. Per fare questi discorsi occorre un attimino di attenzione. Mi sentite in fondo? Se no sollevo il volume. Per fare questi discorsi occorre un pochino di attenzione. L'attenzione è legata all'importanza della componente psichica, all'importanza della componente ragionamento, partecipazione attiva. Cioè il calcio deve essere più che mai, rispetto ad altre discipline, open source, aperto a soluzioni, quindi il cervello deve lavorare sempre, legate a che cosa? Alla presenza degli avversari. Compagni, è logico, avversario non conosco. Quindi quando io vado a incontrare l'avversario, in che cosa mi può differenziare il lavoro che svolgo io in campo da quello che può svolgere il tecnico di un'altra squadra? E qui bisogna entrare in una componente che ci porta, per poter parlare di collaborazione a due o tre giocatori in fase di possesso e relativi adattamenti difensivi, occorre avere un buon bagaglio di uno contro uno. Cioè, se noi non abbiamo un buon bagaglio di uno contro uno, non possiamo affrontare il confronto con reparti. In questo caso, in fase di possesso, il reparto difensivo avversario, che poi prenderemo in considerazione come nostra parte, è l'elemento, la componente che noi dobbiamo superare per poter tirare in porta, per poter fare gol. Quindi l'essenza del calcio, che è il tiro, il gol, ha bisogno di quello che è necessario per arrivare agevolmente e comunque con una strategia comune a finalizzare qualsiasi manovra. Quindi qualsiasi problema, che progetto che è nato da un primo passaggio deve finalizzare in una conclusione a rete. Ecco, per fare questo occorre avere buone basi. Per chi mi ha già sentito può darsi che sia un rivivere un concetto, però non è possibile che si vada nelle scuole calcio e non si insegni i fondamentali tecnici.